13 giugno, stazione di Locate. C'è stato appena riferito da parte di un utente della S13 residente di Locate, a Locate Triulzi, di aver subito dal 1 giugno ad oggi, che ne abbiamo 13, il furto di ben 4 biciclette. Mentre parlo sono davanti alla stazione, precisamente nella zona dove ci sono le due rastrelliere coperte per le biciclette, che ancora una volta dimostrano oggi l'insufficienza a poter garantire una custodia in sicurezza di queste biciclette. Oltre allo sporco, che qui di manutenzione dal punto di vista di pulizia stradale è proprio allo stato zero, c'è questo fatto proprio che si sta ripetendo da parecchio tempo: il furto sistematico e quotidiano di biciclette di chi viene in stazione a servirsi del treno e lasciando a casa l'automobile. Allora, o si parla in maniera seria di incentivo all'uso della bicicletta, a lasciare a casa l'automobile, o se invece chi dovrebbe occuparsene se ne frega, beh, le conseguenze sono poi che i cittadini giustamente si arrabbiano, perché veder portarsi via 4 biciclette nell'arco di 15 giorni farebbe perdere la pazienza anche a un santo. Quindi il famoso slogan a Locate si è adottata la stazione, possiamo tranquillamente dire che è un'adozione sbagliata, è una piccola adozione di interesse per qualcuno e di totale menefreghismo per il resto degli utenti del servizio pubblico di trasporto. Quindi, a corredo di questa immagine, ho voluto segnalare, grazie alla testimonianza di una cittadina di Locate, che purtroppo ha subito questo tipo di ingiustizia, perché nel piccolo comunque è un'ingiustizia, ma è un'ingiustizia proprio l'indifferenza da parte degli addetti ai lavori, che su questa questione pare proprio che non ci sentano, su un'attenzione maggiore per la stazione di Locate, che è quella di garantire l'accesso alla macchina distributrice di biglietti nell'arco delle 24 ore e non soltanto dal lunedì al venerdì dalle 6 del mattino alle 19, perché sabato e la domenica questa macchina è irraggiungibile e di conseguenza chi deve prendere il treno rischia di prendere la multa sul treno se viaggia senza biglietto, o rischia addirittura di vedersi il biglietto con un sovrapprezzo quando i biglietti da 2,30 sono esauriti. Quindi quello che rimane di base in questa piccola testimonianza, in questo piccolo post, è la totale indifferenza, e al di là delle telecamere che sono inesistenti, perlomeno, perché se si ripetono così frequentemente questi furti di biciclette vuol dire che nessuno ha sotto controllo la situazione. Per Locate Viva, Enzo D'Onofrio.